Salve a tutti, qui Antonio Cianci, il raccattafilm per voi, primo video dell'anno, l'unico in questa settimana. Mi sentivo in obbligo di dover riportare un'opinione aggiornata su Alien Covenant. Come vi avevo già detto nel video della flop, film 2017, ragazzi, non lo odio più. Risulta difficile al giorno d'oggi rimettersi qui di fronte alla telecamera e riportare pubblicamente un totale cambio di prospettiva nei riguardi di un film che non avevi affatto digerito, l'avevi disprezzato su più fronti, ok? Covenant, dovuto a due fattori che mi hanno completamente portato fuori rotta: le aspettative. Mi ricordo nel video sfogo, cancellato, di aver fatto sventolare ripetutamente la custodia di Prometheus. Non l'ho trovato agli stessi livelli di Prometheus, anche se Prometheus aveva qualche difettuccio da tener conto. E poi l'esperienza generale in sala, critica che, vabbè, i critici che avevano arricciato il naso più volte con tanto di risata collettiva di sottofondo, mi ero completamente distratto. Mi sono recuperato il Blu-ray giusto 2 settimane fa, rivisto una seconda volta in camera, in un'atmosfera più avvolgente, accogliente, un Blu-ray ben fornito con tanto di dietro le quinte curato. Ed è un film stranamente efficace nel voler prenderci alla sprovvista in contropiede, come è avvenuto con Star Wars: Gli Ultimi Jedi. Una narrazione che non ti aspetti, ma non per questo è campato per aria. Abbiamo, in questo particolare caso, Ridley Scott, che è uno storyteller, un disegnatore a 360 gradi. Concepisce le scene, le elabora nella sua mente, le riporta sotto forma di schizzi e si ricorda di dover parlare principalmente per immagini. Quindi abbiamo un disagio, un completo spaesamento, un ambiente ostile, nemico, una minaccia costante che perseguita i protagonisti in preda al panico. Quindi vi è una condizione che rimane intatta, stabile, senza cali di ritmo. Ad una seconda visione più approfondita ho scovato una coerenza a livello di testo, di realizzazione e di interpretazione che non è stata manomessa. Ai tempi avevo già elogiato il comparto scenografico, ma non pensavo fosse così tanto fondamentale ai fini del racconto. Voi pensate che io stia tenendo in considerazione un singolo fattore che va salvando l'intero film, ma già partendo dall'aspetto scenografico, l'impatto è notevole. La scenografia ha un suo spessore, una sua identità. Ti comunica che è sì il proseguimento di Prometheus, il prequel di Alien, ma il mashup che si viene a creare, che ci viene presentato, non è farraginoso, non ti confonde le idee. È una pellicola tramite, un punto di congiunzione che ti sforna un contesto fantascientifico, gotico, grottesco, a suo modo inquietante e disgustoso. Qualcosa lo stesso ti lascia. Isolamento più terrore più disgusto uguale confusione generale dei protagonisti. Il che riporta alle azioni che avevo bocciato nel video sfogo. Un equipaggio, quello della Covenant, formato da singole coppie che hanno paura di perdersi. Allora aggiungiamo quest'altro elemento all'interno dell'operazione e cosa succede? Cambia totalmente il background delle figure di spicco. Siamo così sicuri che loro siano in grado di affrontare qualsiasi tipo di incombenza, irregolarità e imprevisto? La soluzione, cioè la risposta a questa domanda, insomma, la troverete nell'intermezzo, nella parte centrale, punto focale di questo capitolo. L'aspetto scenografico che va manipolando le menti dei personaggi e di conseguenza cambia la struttura narrativa che si pensava fosse illogica e disorganizzata. E in tutto questo viene inserito il doppelganger. David versus Walter, il creatore e il creato, la profonda umanità contro l'estrema razionalità. Androidi messi alle strette che sono guidati da un senso del dovere rimaneggiato. Non elaborano più dati, ma pensano e agiscono secondo la propria volontà. Si liberano di una condizione di prigionia soffocante e per forza di cose vengono puntati i riflettori esclusivamente su Michael Fassbender. Questi due androidi, assieme ai xenomorfi, rappresentano il futuro della nostra umanità. Una visione pessimistica di quello che verrà dopo. Cosa ne sarà di noi? La risposta è tutt'altro che confortante. Pur contenendosi in 2 ore di durata, lo stesso il film elabora un discorso parecchio incisivo che porta a pensare: ok, in 5 anni ci sono stati due equipaggi, quello del Prometheus e Covenant, che sono andati perduti, che sono andati incontro ad un tragico destino in cui il caos regna incontrastato. Una nuova forma di equilibrio al centro della quale troviamo lo stesso l'androide. Un essere sintetico, perfetto, che può come rappresentare un nuovo uomo rinnovato, che non può essere né padrone né schiavo.
L'elogio del sé estatico e creativo che comporta l'autoformazione di un nuovo mondo sulla base del nulla. Questo nulla rappresenta il punto zero, l'intervento passivo di un essere senziente ma allo stesso controllato, che, una volta liberatosi di catene che lo tenevano fermo, può finalmente attuare un processo di sconvolgimento in cui l'essere umano, senza nessuna distinzione sociale e etnica, può essere schiavizzato. Sembra un po' un discorso sul superuomo, ma reinterpretato sotto una chiave cupa, che cammina sul filo della delineazione della razza ariana. E questo è un sottotesto che sto cercando ancora di elaborare, stimolante per le mie sinapsi, che mi porta a doverlo riconsiderare, Covenant, e rivalutarlo secondo criteri più oggettivi. L'audacia nello scombinare le carte, la portata delle riprese, Scott che si affida ad autori capaci che se ne intendono di conflitti interiori e formazione di un aspetto gotico marcato. Evidente ma mai troppo invasivo, che dona ulteriore carattere al film. Covenant non ha l'intenzione di gettarci in faccia secchiate di splatter a profusione per il puro fine estetico. Non vuole essere l'horror definitivo, nuovo punto di riferimento della saga e del genere. Anzi, ci vuole comunicare altro. Vuole entrarci sotto pelle con un punto di vista inedito, una nuova forma di terrore più concettuale, meno viscerale, ma lo stesso riuscito. L'obiettivo era quello di svecchiare la saga, non percorrendo sentieri già battuti. Non posso dire niente, ecco, sotto questo punto, a Scott ha fatto bene. Non lo sto elevando a capolavoro assoluto, ci mancherebbe, ma comunque la diretta continuazione di Prometheus si è rivelata una gradita sorpresa, riguardandomela in seguito e senza influenze esterne. E mi pento amaramente di averlo bocciato in toda a metà maggio. Antonio Cianci, Ragazza Fino a Finito, un bel like se vi è piaciuto il video, ci becchiamo qui sotto nei commenti. E mi raccomando, nell'info box, link a vari gruppi, pagina ufficiale e profilo Instagram. Un saluto, carissimi seguaci di Ragazza Film, ciao, alla prossima!